Bene, possiamo iniziare. Buonasera, benvenute, benvenuti. Ci troviamo qui stasera in nome di una rivoluzione gentile, un momento di condivisione, di confronto pubblico sui temi della Sardegna e anche sul futuro di quest'isola che ci sta così a cuore, per cui molte persone, non solo esponenti dei partiti politici ma anche della società civile, stanno iniziando a dare i loro contributi su vari temi. Sappiamo tutti anche quali sono quelli più pressanti, dall'ambiente alla scuola, alla sanità, ai trasporti. Insomma, sono tanti i temi su cui è necessario confrontarsi e sicuramente vedere questa platea piena di tante persone, devo dire anche di ogni età, è un fatto sicuramente positivo. Quindi innanzitutto, come si svolgerà questa serata? Daremo spazio agli esponenti che via via sono qui seduti e che vi presenterò, e poi ci saranno anche degli interventi appunto dalla società civile. Per cui partiamo subito con il primo intervento, è quello di Giulia Lai, che è segretaria del partito indipendentista Libero, a cui sicuramente chiederei anche come sta l'indipendentismo sardo e secondo te perché è importante portare avanti un progetto di autodeterminazione, perché neanche non si ha paura di dire, di parlare di nazione sarda. Vi ringrazio tutti, quest'ampia platea mi dimostra che il popolo sardo ha voglia di essere protagonista delle scelte sia del proprio futuro che della propria terra. Laura, l'indipendentismo sta bene, noi siamo uniti e vedo qua tanti nostri fratelli e sorelle, tutti quelli con cui noi abbiamo sempre percorso le nostre strade e continueremo a percorrerle. Stiamo partecipando a un confronto ampio, perché tutti i cittadini sardi devono avere la possibilità di scegliere chi li governerà. Democrazia, partecipazione, sono i fattori che uniscono i popoli. Sono quei fattori, insieme al confronto, da cui nascono le idee e da cui nascono le migliori persone, donne e uomini che sono capaci di portarli avanti. Ed è quello che io ho sempre detto in passato, che vi voglio ribadire in questo palco. Ma voglio ringraziarvi parlandovi di programmi, non di persone. E quindi vi dico che parlare di partecipazione e democrazia in questa terra stona, perché da anni abbiamo una legge elettorale che non permette la partecipazione, che crea astensionismo, che crea governi che determinano delle assemblee che di fatto non sono rappresentative del popolo sardo, non sono rappresentative del nostro variegato tessuto politico. Pertanto
la prima cosa che dobbiamo fare entrati al governo, chiunque entrerà, dovrà impegnarsi a riformare questa legge elettorale, farne una nuova, che sia realmente democratica. Renato ha più volte detto l'importanza di questo momento storico, perché arriveranno molti miliardi in Sardegna, ma è un'occasione storica perché finalmente potremo dare gli strumenti al nostro popolo per progettare il proprio futuro. In Sardegna non ci dovrà più essere nessuno che baratta le nostre risorse per un lavoro che crea per lo più miseria, per un lavoro che fa mancare la salute, che gli toglie dignità. E come possiamo farlo? Investendo questi denari per finalmente produrre quello che, di cui noi mangiamo, che noi mangiamo, perché un popolo che non produce è un popolo che è destinato a morire, un popolo che non può competere con l'esterno, che rimane dipendente sempre dall'esterno. E quindi dovremmo investire sulle nostre maggiori risorse, che poi sono le vocazioni dei nostri territori, agricoltura, pastorizia, dovranno essere innovate, perché i nostri giovani devono tornare ad amare la nostra terra, a popolare le nostre paesi, a popolare le nostre campagne. E questo è il nostro secondo punto, ma l'innovazione dell'agricoltura e della pastorizia non potrà avvenire se non investiamo e finanziamo l'alta formazione universitaria in ogni ambito, ma per lo più in quello zootecnico agrario, nelle tecnologie, nelle nuove tecnologie che portano nuovi lavori e porteranno, se applicate alla trasformazione agroalimentare, ancora nuove risorse, nuovi prodotti. Dobbiamo investire sulla nostra cultura, sulla nostra lingua, sulla nostra storia. Sono gli altri popoli senza Stato presenti in Europa che ce lo dimostrano. Hanno creato il reddito per migliaia di persone che non solo ora hanno un lavoro dignitoso, producono coscienza popolare. Adesso c'è un argomento di cui voglio parlare che è un argomento molto importante in questo periodo. Sole, mare e vento sono i nuovi ambiti su cui si perpetrerà la speculazione economica, ma io la voglio chiamare rapina coloniale, e non dobbiamo avere nessuna paura di utilizzare questi termini, perché se noi ci guardiamo nel passato vediamo cosa è successo alle nostre foreste, e quella è stata una rapina colonialista. Noi dobbiamo evitare che si creino altre servitù in Sardegna. Non possiamo più permetterci nuove ipoteche, non solo sul nostro futuro, ma anche su quello dei nostri figli. Perché vi ricordo un'altra cosa: chiunque è venuto in Sardegna ha sporcato e non ha pulito. E allora quei soldi ci serviranno, che arriveranno dall'Europa, ci serviranno anche e soprattutto per pulire quei territori che da decenni sono inquinati. Ciò non significa che non dovremmo contribuire alla transizione energetica e ad arginare la crisi climatica, anzi, ma lo dobbiamo fare nel nostro interesse, a nostro beneficio, non a beneficio degli speculatori, siano essi speculatori nostrani o stranieri, è lo stesso. Ho parlato di servitù. In altre nazioni sarebbe arrivata un'indignazione popolare davanti allo studio scientifico pubblicato qualche mese fa dall'Università di Cagliari, che ha dimostrato che nei territori dove vi sono e insistono i poligoni militari e le servitù militari, dagli anni 60 abbiamo una degressione demografica inarrestabile. Vi è il più basso tasso di imprenditorialità della Sardegna, quindi immaginatevi in Europa, rispetto all'Europa. Hanno anche dimostrato questi studi che, perché i ricercatori sono andati a chiedere alle persone, che quello che sinora ci hanno raccontato non è vero, perché le persone non vogliono i poligoni militari in Sardegna, o comunque dovremmo permettergli di esprimersi su questo punto. Nessuno mai ce l'ha permesso. E allora, una volta arrivati al governo, quello che dovremmo fare, con i pochi poteri che abbiamo purtroppo,
sarà quello di istituire un referendum consultivo in cui chiediamo a tutti i sardi cosa ne pensano finalmente delle servitù militari e dei poligoni militari in Sardegna. Sono passati 75 anni dal momento in cui è stato fatto lo statuto autonomo. Direi che è il caso di rivederlo in termini accrescitivi delle nostre competenze di autogoverno e di autodecisione tramite l'istituzione di un'ampia assemblea costituente, perché anche questo fa parte di un processo democratico. Questa è la nostra idea di Sardegna indipendente, di indipendenza. E io voglio concludere dicendovi che chiunque, e faccio un appello di unità, di dialogo, a chiunque voglia una Sardegna libera, una Sardegna di pace, una Sardegna dove uomini e donne hanno le stesse possibilità di emanciparsi e dove i giovani hanno effettivamente la possibilità di realizzarsi tutti quanti, indistintamente. Chiunque sia d'accordo con questo, percorriamo questa strada di autodeterminazione che poi ci porterà all'indipendenza. Grazie a tutti. Di quello che sta succedendo attualmente nell'isola, ma anche per aver portato sul tavolo proposte. Passiamo adesso a Emilia Mura, rappresentante di Genera Alternativa, associazione politica nata nel 2009 in seguito all'esperienza elettorale delle comunali a Sassari di Viva la Città. Tra l'altro si tratta di un'organizzazione che è stata la prima ad invitare Renato Soru ad un confronto politico in piazza. Ecco, lei sicuramente è esponente di qualche cosa, di qualche maremoto anche positivo però che sta succedendo dal basso. Sì, salve a tutti. Intanto vabbè, siamo nati nel 2019, magari nel 2009. Ci siamo fermate per diversi anni e abbiamo invece colto questa occasione per riprendere la nostra attività politica. Già con le elezioni scorse a Sassari avevamo trovato una dimensione nella quale pensare di poter riprendere ad agire, perché ognuna di noi ha avuto esperienze politiche già dalla giovinezza, questa è la nostra formazione. Adesso abbiamo deciso di ricominciare dopo lo stallo, dopo la pandemia, dopo tutti questi anni di blocco, diciamo, un po' generale. Diciamo che la situazione, la dimensione politica in generale è una dimensione politica, è una dimensione che è poco vissuta. Abbiamo perso molto questa capacità di sentirci capaci di agire nel nostro contesto. Le associazioni esistono, la nostra associazione agiscono, continuano ad agire in una maniera anche molto slegata l'una dall'altra. Quindi la sensazione che si ha è quella della frammentarietà. Questo invece è un progetto che possiamo sentire come unificante, è una chiamata all'azione nuovamente e ad un'azione che fa una scelta anche ben precisa, fa la scelta di un programma, di un progetto chiaro e limpido. Siamo qua per sostenerlo e per dare il nostro contributo. In generale questi anni, questo periodo, tutta quest'era della globalizzazione ci ha allontanato dalla politica, sentiamo la necessità di riprenderci questo potere. Tra le contraddizioni che la globalizzazione ci ha portato c'è stata quella di farci sentire veramente piccoli e impotenti rispetto al contesto. È uno dei tanti paradossi di quest'epoca. Noi diciamo che come esseri umani siamo più
portati, riusciamo a pensare, a vivere la nostra prossimità, la nostra dimensione vicina. Invece la globalità, la globalizzazione porta a, secondo noi, ci ha portato a, sentirci impotenti rispetto alla dimensione del mondo, ai fatti del mondo, a tutto quello che accade. Questo anche può essere un elemento che ci ha allontanato dalla politica. Appunto la prossimità, la nostra dimensione, questa è la nostra dimensione, la dimensione della nostra isola, della nostra terra e del nostro popolo, anche se chiaramente stiamo parlando di un'identità che è sempre in trasformazione, una nostra parte dell'identità non cambia mai, ma un'altra parte è in continuo mutamento. Un altro punto fondamentale è la scelta di ritornare consapevolmente al voto. Chi di voi ha visto il film della Cortellesi in sala sa di cosa sto parlando, cioè proprio lei ha uno schiaffo il film della Cortellesi, proprio chi l'ha visto sa che la potenza e la differenza che è per noi andare a votare, la percezione che abbiamo noi quando andiamo a votare, e invece il ricordo che lei ripropone, cioè la storia che lei ripropone, cioè le donne che vanno al voto per la prima volta. L'astensionismo è aumentato, appunto proprio perché siamo andati a votare negli ultimi anni in modo particolare con la motivazione di non far vincere le destre. E molto spesso non siamo stati fieri né del risultato politico ottenuto dall'azione della sinistra né del nostro voto. Quindi questa scelta, questo progetto comunque vada, è invece una scelta di schieramento nei confronti di un progetto chiaro, non necessariamente appunto legato alle persone, alle singolarità, ma è chiaramente un progetto proposto alla collettività. Anche il titolo di questo evento lo dice chiaramente, una rivoluzione gentile. Gentile dal termine latino gens, io sono insegnante quindi spiego spesso a scuola che cosa vuol dire gentile, da cui poi deriva gentilezza. Gens è in latino il sentire, sono gruppi di famiglie che si sentono appartenenti ad uno stesso gruppo. Ed è proprio questo il progetto, come dire, riuscire a svincolarsi da questa sensazione di inefficacia e riprendere invece il sentire della comunità. Sentire dalla comunità e provare a creare un progetto politico nella nostra prossimità, questo. Siamo qua per questo e niente, auguro buon lavoro a tutti noi. Grazie Emilia Bruno per aver espresso un sentimento che è sicuramente comune a molte persone che però vogliono impegnarsi. Non solo stare a guardare. Io adesso inviterei a parlare Riccardo Lo Monaco, che è il coordinatore di Più Europa, quindi sicuramente da te mi aspetto un intervento sull'Europa, sui diritti civili. Stranamente da me si aspettano tutti l'intervento sui diritti civili. No? Sei preparato? Allora, facciamo un intervento prima sull'Europa, che poi sono strettamente legati i diritti civili all'Europa, perché alla fine dobbiamo, per fortuna, rispondere a degli standard europei, nonostante poi alcuni paesi che stanno prendendo una deriva un po' più autoritaria, un po' più verso una destra estrema, stiano mettendo in pericolo anche la causa dei diritti civili, che non sono solo quelli LGBT. Molto spesso tutti riducono il panorama dei diritti civili a quelli, sono tanti, sono i diritti delle donne che in certi stati e anche in Italia oggi hanno difficoltà a ricorrere
all'interruzione di gravidanza, non perché qualcuno rivede la legge, ma perché magari strisciando riesce a fare in modo che la carenza di medici, la riduzione del budget poi dopo non permetta magari alle donne di ricorrere a un loro diritto. Ma adesso torniamo all'Europa. La domanda che mi fanno sempre è: perché più Europa? Poi ci sono quelli che dicono: ma dovrebbe esserci meno Europa, perché tutti pensano che l'Europa sia l'Europa burocratica, l'Europa dei burocrati di Bruxelles. Alla fine invece, io ormai sono anni che lo ripeto, più Europa vuol dire, adesso non voglio fare uno spot per il mio partito, ma dico perché dovremmo avere più Europa in generale, in Italia e in Sardegna soprattutto. Perché l'Europa è quella casa che poi ci può permettere un'Europa federale, noi siamo nati come federalisti europei, noi siamo federalisti, è quella casa che poi può permettere a Giulia, dopo che noi abbiamo raggiunto una sorta di indipendentismo sostanziale, abbiamo portato la Sardegna ad essere più schiava e mendicante nei confronti dello Stato italiano di fondi, di assistenzialismo più che altro, una volta che noi abbiamo creato le condizioni per cui la Sardegna possa riscattarsi da un punto di vista economico, prendendo le nostre bellezze, il nostro paesaggio, i nostri beni culturali e sfruttandoli, nell'accezione positiva del termine, per farli diventare degli asset economici, poi ci permettono appunto di tenere in casa i tanti giovani che si laureano in determinate discipline che poi ovviamente vedono il loro sbocco fuori dalla loro terra. Quindi nel momento in cui noi avremo magari costruito quelle basi per un'indipendenza economica della Sardegna e per un principio che è quello dell'autodeterminazione che Giulia ha citato, alla fine magari all'interno di una cornice che possono essere quelli Stati Uniti d'Europa, il principio di autodeterminazione che io difendo per i singoli, figuratevi se non posso difenderlo per i popoli, potrebbe portare tra 20 anni, 50 anni, 100 anni, non lo so, il popolo sardo a decidere che dentro una cornice europea può magari chiedere di fare come hanno fatto tanti altri popoli d'Europa, come ad esempio gli scozzesi, una sorta di affrancamento in un certo modo o una maggiore autonomia rispetto allo Stato italiano. Ma l'Europa è anche quella che appunto per, come diceva Giulia, mi ricancio a Giulia perché ha aperto il discorso, l'Europa è quell'entità che poi alla fine, nel momento in cui noi andiamo a ripulire il territorio deturpato, non solo dalle servitù militari, dico una cosa, per un certo verso certe servitù ci hanno anche regalato certe bellezze che noi oggi possiamo finalmente sfruttare. Per dire, cagliaritani, se noi non avessimo avuto le servitù alla Sella del Diavolo, 40 anni fa avremmo visto i palazzacci su tutto il colle di Santeria e Calamosca, 50 anni fa. Oggi, grazie a Dio, possiamo finalmente riprenderci quei beni, quelle bellezze, quel paesaggio nostro e sfruttarlo, sempre in accezione positiva, per far sì che la città e con essa tutta la Sardegna possa finalmente rilanciarsi. L'Europa è quella che appunto mette a disposizione i fondi per le bonifiche, l'Europa è quella che i soldi ce li dà, stranamente poi siamo noi non troppo bravi a spenderli e quindi riconvertire certe aree, riconvertire industrie, aziende, industrie decotte che ormai non stanno più sul mercato, riconvertirle a nuovi processi di produzione, sfruttando anche la ricerca. Certe aree del Sulcis che potrebbero essere riconvertite, non più abbandonando l'idea dell'industria pesante, quello sì che secondo me è stato un crimine di chi ci ha preceduto decenni o sono. Immagino certi settori che in Sardegna potrebbero finalmente vedere la luce. Faccio un solo esempio. Il settore farmaceutico. Il settore farmaceutico in Italia, sapete quanto occupa, quanto vale? Fa il 2% del PIL, che è una quantità
di miliardi di euro, enorme. Sapete qual è l'unica regione in Italia che non è interessata dallo sviluppo del settore farmaceutico? La Sardegna. Questo vuol dire che i quasi 1000 ragazzi che si immatricolano ogni anno nei due atenei sardi e i quasi 900 che si laureano ogni anno in quelle discipline che poi sono afferenti all'indotto del settore farmaceutico devono scappare, devono emigrare per potersi poi realizzare nella loro professione. E quindi parliamo di ricerca, parliamo di sviluppo, parliamo di produzione, ma sono tanti i settori che dalla conversione di un'economia ormai stagnante possono finalmente farci riprendere il largo. L'Europa, prima ho visto un amico, Luciano, quante volte abbiamo parlato della Sardegna che deve svolgere un ruolo importante a livello europeo nel Mediterraneo, quante volte abbiamo parlato della Sardegna che potrebbe essere una sede ideale di una diplomazia europea che guarda a quello che accade nella sponda sud del Mediterraneo. Quante volte? Quanto oggi sarebbe importante rendere veramente la Sardegna protagonista anche nel processo di pace di quello che sta accadendo alle porte di casa nostra. Sto pensando a quello che sta accadendo oggi vicino nel conflitto in Medio Oriente. Ecco, noi forse potremo, ma anche in vista, in virtù di quella che è una nostra natura aperta, perché il sardo non è chiuso come dicono in tanti, il sardo è aperto e lo deve a tutte le varie contaminazioni che lo hanno poi costruito alla fine. Quindi una Sardegna che in Europa diventa protagonista dei processi di pace, diventa protagonista come magari hub universitario che attrae in Sardegna le giovani eccellenze e che magari in quel famoso treat and retreat, aiutiamoli a casa loro, magari porta qua i ragazzi dell'Africa, dell'Africa centrale, del Maghreb, li forma e poi gli dà la possibilità di tornare a casa con un bagaglio di conoscenze, anche con un bagaglio magari di democrazia appresa, e che quindi possono riscattare i loro popoli, tornando ai popoli che si devono riscattare, Giulia. Quindi una Sardegna che finalmente svolge un ruolo da protagonista in Europa e con l'Europa. Solo un piccolo accenno, perché sono abbastanza polemico. Prima c'era Una rivoluzione gentile, che è il titolo della serata. Volevo dire una cosa. Una rivoluzione gentile, poi tanto ne riparleremo dopo sicuramente, è l'esatto contrario del vaffanculo. Ricordato che la Sardegna è anche una regione europea, spesso ci dimentichiamo purtroppo. Adesso chiederei un contributo a Romina Mura, già sindaca di Sardegna e deputata del PD. Le chiederei, in questo momento storico così, così importante, così sfidante, dove veramente c'è da prendere Molte competenze, molte persone che veramente propongano un cambiamento profondo. Che ruolo ha la politica, le persone che si occupano di politica adesso in Sardegna? Grazie, buonasera a tutte e a tutti, buonasera Renato, buonasera alle compagne e ai compagni di palco. Io sono qui con gentilezza d'animo, ho fatto proprio esercizio in questi giorni per essere totalmente, come dire, coerente con un po' il mood di questa serata. Però sono qui anche con la mia storia e sono qui oggi anche con molte emozioni, devo essere onesta. Via le emozioni. Volevo dire che
proprio una bella platea questa, gremita, articolata. Io non conosco tutti, ne conosco tanti di voi, ci sono tante storie, differenze, e sono tutte qua, nella stessa casa, chiamiamola così, nella stessa comunità, perché oggi noi siamo una comunità. E, questa è la politica, la politica è questo, cioè la politica non è tu fai questo e tu fai quello, la politica è ci incontriamo in tantissimi, ragioniamo, litighiamo civilmente, qualche volta anche meno civilmente, perché ci capitano anche quei personaggi lì poi nelle comunità, e poi si trova una sintesi. La politica, quella buona, e scusami se io vado un po' fuori tema, ma mi tocca fare questo ragionamento. La politica, quella buona, e penso che sia anche quello che si aspettano le tante persone, le molte persone che sono qui. La politica, quella buona, usa la calcolatrice, sì, perché la calcolatrice, cioè alla fine si vince e si perde per un voto, quindi la calcolatrice serve, ma non basta. E che la calcolatrice non basti, lo dicono i risultati elettorali, tanti, in Sardegna, in Italia, nelle regioni, anche nelle ultime in cui si è votato. La calcolatrice non basta. Perché non basta? Perché ci vuole la politica, quella buona. La politica che è trasparente, poi ci sono anche momenti in cui insomma si deve chiudere in situazioni più riservate, è vero, ci sono anche questi momenti, io dico la persona che ha vissuto le istituzioni, i ruoli di grande importanza, in cui ci sono anche momenti di riservatezza, però i momenti importanti vanno condivisi. E allora io dico che se noi, e noi siamo quelli, amiamo la Sardegna più dell'ambizione pure legittima di occupare spazi istituzionali, noi dobbiamo scegliere la buona politica prima e poi la calcolatrice. Con la buona politica costruiamo i processi, animiamo il confronto, facciamo sintesi e poi con la calcolatrice conteremo i voti dopo la campagna elettorale. La calcolatrice si usa dopo, non si usa prima. Perché la sommatoria, perché come dicono, come mi hanno insegnato quando ero piccolina, in politica 2 più 2 non fa 4, e quasi mai fa 4. Perché dico questo? Dico questo perché io ho una grande preoccupazione. Come tutti voi ho visto diversi sondaggi in queste settimane relativi alle elezioni regionali sarde. Poi vabbè, al di là dei risultati dei singoli sondaggiati, poi dipendono anche molto dal committente che li ha sondaggiati, diciamocela tutta, però c'è una cosa che mi ha colpito molto e mi preoccupa, è che tutti quei sondaggi avevano un punto in comune. In Sardegna alle prossime elezioni regionali si stima che andranno a votare il 40% dei sardi. A me questo fa paura, perché questa non è democrazia. Perché questo significa che se noi non costruiamo un percorso di mobilitazione, e io credo che la mobilitazione possa essere costruita solo in questo campo, mi permetto, non voglio dire niente all'altro, ma io credo che la mobilitazione possa essere costruita solo in questo campo, se noi non costruiamo questa mobilitazione, hai tempo di mettere in fila sigle grandi e sigle piccole. Le elezioni non si vincono. E quel progetto di Sardegna di cui hanno parlato coloro che sono intervenuti prima di me, non riusciamo ad attuarlo. E allora io cosa voglio dire oggi? Che messaggio voglio dare su questo palco, da questa casa, da questa comunità? Che la partecipazione è il sale della democrazia, lo si diceva anche in vecchie canzoni, no? Però a maggior ragione lo è oggi, perché i dati sull'astensione ci dicono che la democrazia, la partecipazione democratica non si può consumare esclusivamente con quell'operazione magica e rivoluzionaria che è l'espressione del voto. Non è così, perché la gente non va a votare se tu non la coinvolgi. Perché oggi la gente, le persone comuni, le donne, gli uomini, le sarde, i sardi, non hanno fiducia nella politica. E se quindi non si sentono coinvolte, come Renato lo sta facendo da mesi, no? Girando la Sardegna a parlare con tante comunità, con tanti problemi,
per provare ad animare, a responsabilizzare, a dire non dovete andare solo a votare, dobbiamo ragionare insieme su cosa fare per il futuro. Quindi per questa mobilitazione io, che come sapete non vengo dalla società civile, io sono, ne sono stata presentata, io sono una dirigente ancora, poi non so, spero durata lunga, una dirigente del Partito Democratico, abbiamo scritto delle cose ma lasciamo perdere perché tanto non riesco a leggere. Io ho una storia e vengo da una casa, però credo, e ci sto anche un po' male che qualcuno mi dica ti voglio riportare a casa, perché io ci sono già nella mia casa. Vittoria, ho affisso il manifesto, ho fatto la sindaca, ho fatto la deputata e oggi continuerò a battermi sino all'ultimo minuto, lo dico qui, visto che c'è anche la stampa, perché sia ancora più chiaro, nella nostra direzione regionale è finito 53-4, ecco io sono di quei 4 che ha detto quel giorno e continua a dire oggi che sino all'ultimo io mi batterò affinché questo campo apra la discussione. È stata chiusa, ma la discussione va riaperta, perché la sintesi non si costruisce con le opposizioni, la sintesi si costruisce con la discussione. E io che ho avuto tanto dalla politica, ho avuto davvero tanto, oggi ho avverto la responsabilità di essere qua, vicino a Renato Sorri. In questo momento rappresenta per il coraggio, per la forza, per quello che è stato. Poi vi leggerò una cosa che io ho scritto ad agosto 2022 sotto l'ombrellone al poeta e poi ho consegnato per un libro. Perché tutto quello che diciamo oggi sembra come dire, condizionato dall'emotività, no? Dal fatto che sta succedendo quello che sappiamo. Però io ho scritto una cosa un anno fa e poi la leggo alla fine, ho quasi terminato. Quindi noi oggi qua siamo la dimostrazione di quello che in tanti stiamo dicendo da tempo, e cioè che questo popolo vuole discutere, vuole confrontarsi, vuole costruire una visione della Sardegna, ma lo vuole fare in maniera partecipata, essendo parte della mobilitazione dall'inizio alla fine. Il giorno delle elezioni è la fine, l'inizio è adesso, è stato anzi anche prima perché già si sono fatti i nostri iniziativi. Questo l'ho detto, lo dico oggi, ma lo dico da tempo. Questo è un libro, non posso citare il libro, Renato? Ok. Allora, io lo scorso anno sono stata chiamata da un compagno, insomma, di sinistra, diciamo così, da Massimo D'Adea, e mi ha chiesto di fare un contributo per il suo nuovo libro sull'esperienza di governo di Renato Soru, e del centro-sinistra, si chiamava Sardegna Insieme. Vi dico la verità, te lo dico Renato, con onestà, io avevo un po' paura di scrivere questa cosa, perché dovevo scegliere fra l'essere totalmente onesta e dire quello che pensavo, poi ho fatto questo, oppure balbettare e scrivere due paginette giusto per scriverle. Io sono stata onesta e oggi sono contenta perché l'onestà premia sempre, perché oggi quelle cose che ho scritto mi servono per dire le cose che devo dire oggi. E fra le tante cose che ho scritto, scrissi. È importante sottolineare che Renato Soru fu tassello importante, ma non unico, di un processo di ben più ampia portata. Quell'intuizione politica che venne denominata Sardegna Insieme, infatti, convinse e vinse non perché uno o un piccolo gruppo scelse la personalità, non perché uno o un piccolo gruppo, lo ripeto perché me l'ha scritto ieri, non perché uno o un piccolo gruppo scelse la personalità vincente e brillante da proporre ai sardi, né perché l'imprenditore di successo decise di scendere in campo. Fu un pensiero collettivo che si riconobbe, si mise in cammino e fu capace di coniugare progetto, autorevolezza e rappresentatività della classe dirigente con una guida carismatica e fortemente empatica quale si rivelò essere Renato Soru.
In quella occasione, questo è il passaggio che mi preme consegnare a questo dibattito e a questa comunità, e spero anche al centro-sinistra tutto, spero. In quella occasione il centro-sinistra seppe essere parte avanzata di una congiuntura sociale e politica, interpretarla correttamente e farvi convergere la maggioranza dei sardi. Si ebbe la lungimiranza di far seguire le scelte programmatiche della selezione della classe dirigente a percorsi di elaborazione, animazione e partecipazione di alto profilo, quello che noi stiamo chiedendo in questa fase, senza la pretesa di soffocare le differenze né i contributi alternativi. Si diede una particolare attenzione alle migliori risorse a disposizione. Io non lo dovevo dire, ma lo dico, io ho una sofferenza interiore enorme, perché il Partito Democratico ha sempre offerto il meglio delle sue classi dirigenti, ha messo a servizio delle istituzioni, insomma, dei progetti politici. Stavolta ci ha rinunciato a tavolino e non riusciamo a capire perché. Le migliori risorse a disposizione, aprendo porte e finestre alle dinamiche e suggestioni che si svilupparono fuori dagli stretti circuiti di partito. Questo slancio fu uno dei pilastri del successo dei progressisti nel 2004, in un contesto politico ovviamente figlio di dinamiche storiche diverse da queste, ma siamo sempre lì. E noi, se mi posso permettere, io oggi qui vorrei rilanciare questo contributo, è quella roba lì che dobbiamo fare, perché noi vinciamo solo se riusciamo a mobilitare. Il campo politico a cui ci rivolgiamo noi vuole vedere l'anima delle cose, non bastano i programmi scritti in laboratorio o i candidati calati dall'alto. Grazie. Massimo Zetta, consigliere regionale in quota progressisti, vi chiedo qual è il vostro orizzonte, cosa state dicendo, cosa volete dire ai sardi e alle sarde? Così. Un saluto a tutte e a tutti. Cerco l'appoggio perché sennò non riesco a fare le evoluzioni di Romina coi fogli e i libri. Intanto un saluto a tutte voi, a tutti voi. Un primo pensiero prima di scendere nelle questioni nostre, vostre, della Sardegna. Alla fine il primo pensiero va alle persone che vivono oggi sotto i bombardamenti. Le bombe, a prescindere dalle ragioni o dai torti di chi le sgancia, mietono e mieteranno sempre vittime. Così è stato e così sarà sempre. Spesso, troppe volte, quasi sempre, vittime innocenti che non hanno alcun tipo di colpa, se non di trovarsi nell'abitazione, nelle vicinanze dell'esplosione di un ordigno o di un obiettivo cosiddetto sensibile, che solitamente è generato dall'insensibilità umana. Vale ovviamente per il popolo ucraino, perché noi siamo sempre stati dalla parte degli oppressi contro gli oppressori. Vale anche per la Palestina e Israele. Facciamo nostre le parole del Santo Padre, di Papa Francesco. Gli aggressori terminino di aggredire, cessino le bombe e inizino a parlare il dialogo, inizino le parole, lo scambio. La guerra è sempre una sconfitta, dice Papa Francesco. Si arrivi ad una pace giusta. È chiaro che nel termine giusto il Papa individua o cerca di trasmettere
il tentativo difficile di comprendere le ragioni degli altri, che non significa che il Papa né tantomeno Liliana Segre possano essere accusati di antisemitismo, penso, per la vita e la tragica vita della Segre, campo di concentramento, scomparsa della famiglia. Quindi lei che ha rivolto un appello perché siano salvati i bambini che non hanno nazionalità, non hanno la bandiera con i colori di una nazione, sono un patrimonio universale. E quindi facciamo nostre le parole della Segre e del Papa, perché anche da questo teatro possa giungere un messaggio di ricerca della pace, e che coloro che uccidono muoiano di noia, come diceva una bella canzone di un bel cantautore, di un grande cantautore spagnolo. Bene o male, meglio. Un grazie per aver raccolto il nostro invito, l'invito mio, di Renato, di Giulia, di Riccardo, cito solo loro in quanto rappresentanti delle forze politiche, un ringraziamento a tante altre persone che rappresentano, per quanto non delegati in modo ufficiale, altre forze politiche che sono presenti in questa sala così, così gremita. Gentile. Io da un paio di giorni che mi devo ripetere questa cosa. Diciamo che chi mi conosce sa che non ho un carattere così amabile, gentile, gradevole, è che se stuzzicato rispondo. Gentile. Io ci sto provando. Perché l'invito di oggi nasce, ne abbiamo parlato con coloro che l'hanno promosso, con Renato e con gli altri, e a Renato va innanzitutto in primis un ringraziamento, lo faccio da subito, nel senso che non ha chiamato noi nel tentativo di corteggiamenti, di promesse, ma neppure ha detto mettermi a disposizione, facciamo le primarie, che non è esattamente un atteggiamento di ostilità. Ricordo, per chi sta in questa sala e a coloro che stanno fuori e in altre sale, che Antonello Cabras, quando gli venne proposto dal Partito Democratico la candidatura, con Antonello un ottimo rapporto, di corretta collaborazione da tanto tempo, eppure quando gli venne proposta la candidatura alla carica di sindaco di Cagliari, un gruppo di trentenni pose la questione delle primarie. Antonello non fece mai un accenno all'impossibilità di percorrere quella strada, al fatto che sarebbe stata lesa maestà per una figura di spicco, di quella rilevanza, sindaco di Sant'Antio, consigliere comunale, consigliere regionale, assessore, sottosegretario, parlamentare, più volte deputato e senatore. Eppure, a fronte di un confronto libero, aperto, schietto, mai offensivo e sempre politicamente educato, accettò di confrontarsi con alcuni trentenni, non ero solo io il candidato, c'erano anche altri, forse alcuni ricorderanno benissimo i nomi, tu Francesco, che sei la memoria storica, sei un boomer ante litteram, ma sicuramente Filippo Petrucci, che comunque era un trentenne, anche lui, non pose mai la questione dell'impossibilità di percorrere un sentiero democratico, mai. E grazie a quella scelta, a quella disponibilità, a me venne consentito di vincere le primarie e di fare il sindaco di Cagliari. Ogni tanto i giornalisti mi chiedono, ma lei è d'accordo con le primarie? Cioè, io riguardo come era stata proprio sbagliata. Cioè, a me questa domanda non la si può rivolgere. Sarebbe la negazione della mia storia politica. Quindi vi abbiamo chiesto di
partecipare per una voglia incontenibile, per un desiderio incontrollabile, mosso dalla passione sfrenata verso la democrazia, per la tutela e la difesa dei suoi principi cardine, il confronto, il dialogo, la discussione, anche accesa e aspra, se contenuta nel perimetro del rispetto e dell'educazione, che sono stati e saranno sempre il nostro faro in questo tempestoso mondo, non hanno mai determinato un allontanamento delle persone, ma hanno sempre, soprattutto per noi, soprattutto per il nostro campo, se lo vogliamo chiamare così, suggerisco a chi lo chiama campo, che i campi vanno coltivati perché cresca qualcosa. Vedo, cari soli in sala, che di queste cose si occupano con professionalità, disseminando bellezza, e il campo di per sé può essere un campo di patate, o può essere un campo di girasoli e di fiori e di tanti colori che compongono questo campo. Quindi un'esigenza, un bisogno che ci è stata tramandata da coloro che hanno lottato una vita o che hanno perso la vita per l'affermazione dei principi costituzionali e per l'affermazione dei diritti e delle libertà, e perché noi oggi si potesse godere di una repubblica e di una democrazia. Non lo facciamo per un vezzo, perché ogni tanto ci piace organizzare primarie o confronti liberi, franchi, aperti alla luce del sole. Lo sentiamo come un bisogno e un dovere, non è uno spettacolo. Sempre usando la metafora del teatro, non vogliamo essere circondati da spettatori, ma vogliamo che le persone, le cittadine, i cittadini, i mondi rappresentati, i settori economico-produttivi, i sindacali, le ragazze, i ragazzi, i luoghi dell'istruzione, siano coinvolti, i sindaci, siano coinvolti e possano esprimere la loro idea e siano protagonisti. Non siano spettatori ai quali sia attribuito il ruolo o il compito dell'applauso o di un gesto di non apprezzamento nei confronti dell'opera che va in scena o degli attori. Vogliamo che siano i protagonisti, perché così ci è stato sempre insegnato e così faremo. La partecipazione, quindi, è la nostra iniziativa per l'unità. Noi non siamo dei matti, avete sentito dalle parole degli altri, non siamo dei folli che a un certo punto davanti allo scenario possibile futuro di consegna, riconsegna della Sardegna a Solinas e alla destra, o a un altro Solinas, ma con la stessa destra. E quindi abbiamo il bisogno, la necessità di frantumarci, di rompere, di spaccare, perché abbiamo questa ambizione di restituire nuovamente un governo di destra alla Sardegna. Mi limito a una battuta, perché sono tante le persone che mi hanno chiamato, scritto, criticato, apprezzato in questi giorni per la scelta dell'iniziativa di oggi, per i titoli, per ognuno ha messo del suo, ma l'accusa principale è: state rompendo, volete rompere, avete rotto, state rompendo e quindi consegnerete alla destra la regione, state rompendo. Anche per fare una buona frittata bisogna rompere le uova. Perché se non si rompe un meccanismo che richiaschiava di portare verso il baratro, e il crepaccio era già visibile, a noi viene quasi obbligatorio mandare segnali agli altri, a coloro che vanno per una strada che noi pensiamo essere sbagliata o non condivisibile, carente dal punto di vista della partecipazione, e quindi ci viene spontaneo suggerirgli di non commettere errori, perché l'errore poi ricade su tutti. E siccome c'è il rischio, in vista del crepaccio, di finire nel baratro, coloro che sono abituati a fare passeggiate o escursioni o camminate impegnative sanno che per superare
una distanza, quando si è troppo vicini, serve fare un passo indietro per uno slancio che ci porti molto più in là. Questo chiediamo a loro. Fare ripensare, perché il ripensamento di se stessi è una grande arte della politica e della democrazia, per costruire insieme un percorso di partecipazione. Chi è il nostro avversario? La destra e coloro che hanno amministrato la Sardegna così male. Il nostro avversario è la sanità che non funziona, che non risponde a un bisogno nell'eliminazione delle liste d'attesa o nella riduzione di queste. Il nostro avversario sono le strade colabrodo, devastate, quelle in particolar modo provinciali, che vanno mantenute, o i cantieri sistematicamente fermi ed eterni nella 131. Adesso abbiamo il commissario Solinas, sempre lui. Lui è stato nominato dal governo perché hanno detto questo è bravo. È bravo. Hanno chiesto due informazioni e gli hanno affidato come commissario la rete stradale e alcune opere pubbliche strategiche riguardanti la viabilità. L'ANAS era lenta. Da quando gli hanno dato questo compito stiamo rimpiangendo l'ANAS, sono fermi i cantieri da un anno. Di straordinario c'è solo la lentezza, altro che commissario straordinario. E quindi mettere mano a queste questioni sull'energia, sulla quale non è stato detto nulla dal Presidente della Regione. Non ha pronunciato una parola, banalmente, perché non c'è il tempo. Tutti i progetti, lasciamo perdere le questioni, quanto sono alte le pale, quanto ve le vogliamo, eccetera, eccetera. Lasciamo perdere. Stiamo al principio. Sono progetti pensati dal pubblico a beneficio della Sardegna, dei sardi, delle famiglie, di chi ci vive e dei settori economico-produttivi, o sono pensati da speculatori che venderanno ai sardi l'energia allo stesso costo, auguriamoci, se non maggiore. Questo è il principio. O stabiliamo questa differenza, se a beneficio di tutte e tutti, poi parliamo del progetto, nel dettaglio, dove, come, quando. Ma se non c'è questo come primo approccio, credo che debba essere rigettata la speculazione a danno della Sardegna e del nostro ambiente. L'innovazione, lo stesso, siamo fermi, questi sono la lentezza, il nostro nemico è quella connessione che non ha funzionato e non ha consentito a quel ragazzo di potersi connettere durante il Covid per seguire le lezioni. Il nostro nemico è la devastazione dell'agro e dell'ambiente, è un giovane che abbandona insieme ad altri, tanti altri suoi coetanei, gli studi. E per non ritrovare più un percorso di formazione, di crescita e quindi di emancipazione. Il nostro nemico sono le servitù militari, sono le tante servitù, non i militari in quanto tali, ci mancherebbe, ci difendono, ci tutelano, ma che in Sardegna il posizionamento di un ombrellone la notte, abbandonato, per poi ritrovarlo l'indomani mattina, da parte di un villeggiante che ha la casa nelle vicinanze, sia occupazione abusiva di suolo demaniale, e che il passaggio di carri armati sia autorizzato dal governo. Insomma, non è esattamente una cosa che sta proprio insieme. Il tema vero è la sfida vera, e che cosa fare di quei luoghi, perché la dimostrazione più importante dell'utilizzo e del beneficio nel riprendere quegli spazi è intanto pensare, immaginare che cosa fare già negli spazi di nostra proprietà. Ci sono persone che non vengono da Cagliari e tanti cagliaritani o comunque dell'Interna, di depositi o carburanti dell'aeronautica sotto Monturpino, ottenuto da Renato nel 2006,
è ancora così. È chiaro che ogni volta che chiedi un pezzo in più i militari ti dicono la Mosca, il deposito carburante dell'aeronautica, la Maddalena, per colpa del governo Berlusconi, ricorderete lo spostamento del G8 all'Aquila, no? Insomma, su tutti questi aspetti noi vorremmo dire la nostra opinione. Termino, scusate, l'ho fatta lunga. In molti ci hanno scritto e hanno espresso preoccupazione, lo dicevo, sì. Il messaggio è che vogliamo andare avanti insieme. Questo è il messaggio che vogliamo lanciare, né più né meno di unità. Divisi si perde, sì. Perderemo noi e perderebbero gli altri con i quali siamo stati alleati, governiamo insieme molti comuni, amministriamo insieme in tante parti della Sardegna e d'Italia. Con loro vorremmo continuare a lavorare, però non sta solo a noi, sta anche agli altri fare dei passi verso il dialogo, la capacità di confronto, un ascolto e un confronto di idee e tra persone per le scelte migliori per il futuro, perché altrimenti, lo hanno detto bene altri, il rischio è quello di consegnare nuovamente la Sardegna alle destre. Grazie. La volta dell'ex governatore, imprenditore Renato Soru. Buonasera a tutte e a tutti, ben ritrovati. Grazie per essere qui, grazie per essere venuti qui a occupare il vostro pomeriggio, ad ascoltare le cose che abbiamo da dire, ascoltare noi e chi verrà dopo di noi, le diverse testimonianze della società sarda che pongono problemi, aspirazioni, richiami alla politica. Ben ritrovati, perché in effetti per diversi anni sono stato assente dalla politica attiva in Sardegna. Ormai credo quasi 7 anni. Mi sono assentato innanzitutto per un incidente, per poi è arrivato il Covid, poi è arrivato anche il silenzio del dibattito pubblico, è arrivata anche l'abitudine dei partiti a non riunirsi, a non discutere, a trascurare quello che sarebbe dovuto essere il loro compito principale. Però in tutti questi anni non ho mai smesso di pensare alla Sardegna, di pensarci dal punto di vista di chi ha avuto responsabilità politiche e di chi continua a dare uno sguardo politico. È quello che ti rimane della politica, in effetti, non qualcuno dice il vizio, per usare il termine peggiore che si possa essere, o solo la passione, proprio un modo di guardare le cose, uno sguardo, cercare di interpretare le cose che ti accadono, non tanto come un'esperienza personale, ma qual è l'esperienza collettiva che questo servizio mi sta dando, che questa strada mi sta dando, che questa legge mi sta dando. Insomma, uno sguardo politico, appunto. E questo l'ho mantenuto in tutti questi anni, continuando ad approfondire quello che accadeva in Sardegna, a dispiacermi, a soffrire per le emergenze, per i disagi, per le difficoltà sempre crescenti, per l'aumento della povertà, per l'aumento dell'abbandono scolastico, per queste statistiche che è inutile ricordare perché conosciamo che cosa ci raccontano. Non ho smesso di soffrire per questo, ma soprattutto per la coscienza, per la convinzione che ho che tutto questo non è un destino, che tutto questo non è una condanna che abbiamo, che tutto questo non è dovuto alla situazione geografica, a chissà quale sortileggio, e quindi insuperabile. Tutto questo purtroppo è
la manifestazione della nostra incapacità, delle nostre divisioni, del nostro pensarsi come singoli e mai come comunità, del nostro qualche volta egoismi, del disinteresse, della rassegnazione. Tutto questo siamo noi, tutto questo è quello che siamo riusciti a fare, ma in realtà siamo anche meglio, potremmo fare anche molto di più, potremmo anche riuscire, come qualche volta ci capita, di stare insieme, di gioire insieme, di avere progetti insieme. Ci capita a volte per piccole cose, per un sentimento che ci lega a una squadra di calcio, a una musica, a un paese, a un momento, un istante. Magari a volte l'orgoglio di un musicista bravo, di uno scrittore, di quello che capita. E questo sentimento però non riusciamo mai invece a portarlo nella politica di tutti i giorni, nella politica vera, nella politica che guarda l'oggi ma con impegno costruisce il domani, che sente proprio il senso della missione, di una cosa da costruire, di un mondo nuovo, di una Sardegna nuova, in questo caso, da realizzare. Dire che ci sono stati tempi migliori, brevissimamente, 1948, Regione Autonoma della Sardegna, a febbraio finalmente abbiamo il nostro statuto dell'autonomia, approvato finalmente l'articolo 13, un grande piano di rinascita, lo Stato si impegna con il concorso della Sardegna, lo Stato con l'aiuto del concorso della Sardegna si impegna a promuovere, a finanziare un grande piano di sviluppo socio-economico. La Sardegna degli anni 50, senza acqua, senza luce, senza niente, senza scuole, senza strade, senza da mangiare, la miseria, la povertà. E quella Sardegna, Cagliari bombardata, un pezzo di città oggi che non esisteva, la gente ancora fuori, nemmeno rientrata, ancora gli sfollamenti. Beh, quella Sardegna ha saputo discutere, ha saputo confrontarsi, ha saputo rimboccarsi le maniche, ha saputo darsi un progetto. E sulla base di questo progetto poi, finalmente, ma dopo anni di discussione, dopo anni di confronto, dopo incontri anche che appartengono un po' al mito della politica sarda, come il famoso congresso del popolo sardo, una delle grandi manifestazioni del Teatro Massimo, bene, la Sardegna produsse un progetto per il proprio futuro. E nel 1962 nacque il piano di rinascita. Tanti di voi ne hanno sentito parlare, questa idea proprio di popolo, corale, di un grande sforzo per portare l'acqua, portare la luce, portare le scuole, mettere in connessione le nostre comunità, far uscire fuori la Sardegna dal Medioevo. E così è stato. Molte cose sono successe. Noi rimaniamo sbalorditi se guardiamo le foto da allora, quasi non ci crediamo di vedere una Sardegna così diversa, così sofferente ai nostri occhi di oggi. Eppure quella generazione lì è riuscita a farlo, eppure con tutte le difficoltà, con tutte le cose che sarebbero potute accadere meglio, con tutto quello che si sarebbe potuto fare di più. Comunque c'è stato un tempo in cui la Sardegna ha preso in mano il suo destino, ne ha discusso, ne ha parlato, ha spinto e si è portata fuori dalla miseria. C'è stato. Poi ci sono stati gli anni della stanchezza, gli anni della contraddizione, gli anni delle difficoltà del paese, gli anni della violenza, gli anni della confusione, c'è stato di tutto. E noi oggi siamo fermi, siamo ancora fermi, ci siamo persi. E se guardiamo proprio la Sardegna di oggi, come diceva Massimo poc'anzi, l'ana si rallenta, ma oggi è ancora più bloccato. Tutto ci sembra bloccato. Nelle casse della regione, oggi non li so più contare, non so se ci sono 2 miliardi e mezzo, 3 miliardi di euro non spesi. E cioè la Sardegna soffre, la Sardegna ha difficoltà, la Sardegna ha povertà da contrastare e così via, ma i soldi sono lì. Perché? Non perché non lo sappiano, ma perché ormai la macchina regionale è bloccata. Perché l'organizzazione è vecchia, perché tutto è fermo, perché sono altre cose che ci guidano, non la necessità di dare servizi ai cittadini. Eppure
è un tempo invece dove sembra che ci siamo rassegnati, sembra che ci sia il tempo dello scontento, il tempo del distacco, il tempo della qualche volta addirittura del cinismo, del tempo del si salvi chi può, insomma, ognuno pensi per sé e poi il resto, insomma, vivo quello che capita. E invece sarebbe il momento, io credo, è il momento di risvegliarci come comunità, di rimetterci in gioco come comunità, di sentire la responsabilità di far fare alla Sardegna quello che manca, quello che non si è fatto negli anni 60, quello che quel tempo non è bastato, quello che però appartiene alla responsabilità storica di questa gente, di questo popolo, di questa comunità, di questa isola. Vogliamo uscirne o no da questa povertà? Vogliamo uscirne o no da questa povertà? Cosa stiamo aspettando? Perché accettiamo il declino? Perché accettiamo di essere tornati dall'obiettivo 2 o transizione delle politiche europee, delle statistiche europee, essere scesi nuovamente all'obiettivo 1? Perché accettiamo che i nostri ragazzi, anziché andare di più a scuola, stiano andando di meno? Perché accettiamo che se ne stiano andando di più anziché di meno, come accadeva nel passato? Perché accettiamo che anche quando terminano la scuola hanno un livello di competenze più basso di quello necessario per poter affrontare l'università o per comunque fare di più delle loro competenze e della loro vita? Perché stiamo accettando tutto questo? Non è giusto. E non è giusto soprattutto... E non è giusto, scusatemi, soprattutto perché... Confrontiamo quegli anni 60 e il tempo di oggi. Negli anni 60 avevamo un'elite culturale, un'elite che dibatteva, un'elite politica, ricordiamo nomi importanti con i quali a volte siamo anche imbarazzati nel confronto. Ma negli anni 60, appunto, il resto della comunità sarda aveva una presenza di analfabetismo molto maggiore, una presenza di educazione secondaria estremamente inferiore, non c'era ancora una classe dirigente sindacale, non c'era ancora una classe dirigente delle organizzazioni, non c'era una classe imprenditoriale diffusa, non c'era molto della cultura pur insufficiente ma di cui oggi possiamo godere. E per questo il piano straordinario di sviluppo era pensato dallo Stato col concorso della Sardegna. E a fronte di tutto questo c'era una cifra inimmaginabile per l'epoca, importantissima, 400.000 miliardi di lire. Oggi non ci sarà lo Stato a disegnare un altro piano straordinario di sviluppo. Siamo chiamati noi a farlo. Siamo chiamati noi, ed è la nostra responsabilità ed è la nostra opportunità. E siamo in un mondo diverso, perché allora il lavoro era o i campi o la miniera, o la fabbrica, la grande fabbrica, le fabbriche erano enormi, avevano un capitale, avevano bisogno di un capitale enorme, tecnologie difficili da mettere insieme, potevano venire solamente da fuori, era impensabile che quel genere di fabbriche potessero essere sviluppate da imprese sarde, capitali sardi, conoscenze sarde. Oggi però il momento invece è cambiato. Intanto non ci sono più le partecipazioni statali e non verranno più, ma oggi le grandi imprese, tra le 10 grandi imprese del mondo, le più grandi oggi, di oggi, 20 anni fa non esistevano. Oggi è un mondo diverso, le imprese non nascono grandi, nascono piccole ma intelligenti, nascono piccole ma innovative, creative, capaci di trovare un meccanismo nuovo, un servizio nuovo, una modalità nuova. E attorno a questo, alle competenze, all'entusiasmo, al sapere dei giovani, nascono le imprese. Crescono un po', crescono tanto, crescono ancora e qualche volta diventano grandi, grandissime. E lo sviluppo di oggi, dei territori di oggi, delle zone di Europa più competitive, è esattamente questo. La capacità di far crescere i propri giovani, di utilizzare i loro talenti e di alimentarli con l'istruzione, con la curiosità, con l'abitudine a innovare, con anche lo stimolo al coraggio, al confronto, il confronto all'interno e proprio esterno, e incoraggiare la nascita di imprese. Attorno
alcune cresceranno, alcune cresceranno poco, qualcuna chiude ma impara dalla chiusura, e altre crescono fino a diventare grandi e fino a essere importanti. Qualche volta le imprese nascono, altre volte le imprese possono anche venire da fuori perché sono attratte non dai finanziamenti a tasso a fondo perduto, sono attratte dal sapere, dalle competenze che trovano e che possono utilizzare per i loro scopi. Quindi c'è una competenza di base in Sardegna molto più alta rispetto a quella degli anni 60. Il mondo è legato a modelli di sviluppo totalmente diversi a quelli degli anni 60, dove più che i capitali finanziari davvero contro le competenze e le tecnologie, la capacità di innovare. E cosa rimane? Negli anni 60 abbiamo ottenuto le risorse straordinarie dell'articolo 13, quei famosi 400.000 miliardi, e oggi? Beh, oggi abbiamo, tra fondi strutturali europei, che sono cresciuti perché ci siamo impoveriti, tra fondi di sviluppo e coesione dello Stato, che sono cresciuti perché ci siamo impoveriti, tra i fondi straordinari che servono per la Europa della nuova generazione, il PNRR, e i fondi straordinari per la transizione energetica, destinati al Sulcis, che dovrà chiudere la sua centrale a carbone. Beh, in tutto questo abbiamo tre volte le risorse del piano straordinario di rinascita. È questo che veramente mi fa impressione, che in qualche modo mi adira, mi fa adirare, mi coinvolge anche emotivamente. Con un piano di rinascita, una Sardegna povera, debole, spaventata, è riuscita a uscire dal Medioevo. Noi abbiamo tre piani di rinascita in tasca. Abbiamo più competenze di allora, abbiamo più responsabilità di allora, è tutto nelle nostre mani e siamo qui a discutere di che cosa, a perdere tempo su che cosa, a stare come ipnotizzati, bloccati, cristallizzati. Quindi questo è il tema. E davanti a questo io in effetti ho dato la mia disponibilità, ho detto ma vedendo insomma la vaghezza del dibattito, vedendo le modalità con cui non si stava affrontando una scadenza importante, ma non la scadenza importante delle regionali, la scadenza importante di ripensarla questa Sardegna, di trasformarla, utilizzando queste benedette risorse straordinarie che stanno arrivando. Davanti a tutto questo io ho dato la mia disponibilità. L'ho data in maniera educata, cordiale, parlando con i dirigenti del partito che ho contribuito a fondare, in cui ho anche militato, che ho cercato di animare in tutti questi anni, che ho cercato, a cui ho dato tanto, io credo. Però ho trovato delle porte chiuse, ho trovato l'impossibilità del dialogo. Ho trovato una discussione che dice sì, discutere, però di questo non ne puoi discutere, cioè dell'aspetto più importante, del progetto, del programma, di a chi affidare l'esecuzione di questo programma, a chi dovesse garantire questo programma, chi deve essere in grado di mobilitare la gente sarda, perché non lo farà una giunta regionale, nemmeno un consiglio regionale, c'è da mobilitare come si mobilitò la Sardegna negli anni 60, amministratori, organizzatori, in piccoli imprenditori, le famiglie che chiamavano i figli all'estero, c'è il piano di rinascita, tra un po' puoi rientrare, c'era una mobilitazione generale. Chi è che deve fare tutto questo? Non si fa rimanendo rintanati nelle stanze di una qualche sede di partito, non succede. E allora, davanti a questa difficoltà al dialogo, davanti all'impossibilità, dopo aver bussato 100 volte le porte dicendo ma io non voglio imporre nulla, io voglio solamente confrontarmi, voglio solamente aprire un processo trasparente, democratico, perché non sia mai detto che rimanga solo il sospetto
che questa cosa è stata decisa già a Roma un anno fa, che vi siete messi d'accordo su questo, su quest'altro, su Tizio, su Caio e su quest'altro ancora. Non sia che rimanga solamente il sospetto, ma io naturalmente ho ben più di un sospetto, ho la certezza. E quindi bisogna aprirsi al processo democratico. Le porte sono state straordinariamente chiuse, sono veramente, non riesco a comprenderle, sono disarmato davanti a tanta rigidità. Davanti a tutto questo, in effetti, ne ho parlato con i miei amici, con le persone con cui abbiamo iniziato a condividere questo processo. Che cosa facciamo? Ce ne torniamo a casa o proviamo ad andare avanti, o proviamo a dare una spallata più forte? Io credo che sia ora di una spallata più forte. Credo che sia ora di una spallata più forte. E per questo vi dico davvero, comprendo l'emozione di Romina, i suoi pensieri, le sue difficoltà. Io oggi le esplicito in maniera diversa. Ho partecipato, e abbia anche l'onore di essere chiamato da Romano Prodi, tra le 40 persone che hanno proprio dato vita a questa partita. C'erano diverse persone della società civile, alcuni intellettuali, alcuni professori, e fui estremamente orgoglioso di quella cosa. Per questo, perché ho creduto in quel progetto, a quel progetto, la nascita del PD, che metteva assieme due grandi storie importanti che hanno portato alla liberazione, insomma, degli oppressi, della liberazione dalla povertà, liberazione dall'esclusione, cioè, l'intera società italiana. Perché ho creduto in quel progetto di mettere assieme queste due anime, ho consegnato al PD quello che avevo fatto in politica, ho consegnato al PD un movimento che mi aveva sostenuto, ho consegnato al PD passione, competenza, quel minimo di notorietà o di capacità, gli ho consegnato la mia partecipazione politica. Io credo oggi che si possa dire che questo mio desiderio di partecipazione sia stato calpestato, per cui me lo riprendo, me lo riporto a stanza. Me lo riprendo e lo metto al centro di una nuova storia, lo metto a disposizione di una storia di un nuovo soggetto politico, può essere un unico soggetto politico, può essere un gruppo di identità diverse, di sensibilità diverse, come ha detto Riccardo, come ha detto Giulia, ma un nuovo soggetto politico che abbia ben in mente il suo orizzonte, portare fuori la Sardegna da questa secca di povertà, da questo ritardo di sviluppo, portarla fuori verso un'identità totalmente diversa, verso la modernità, verso una società più ricca, più giusta, più promettente per i propri figli, che invece spesso vedono il loro destino solamente nell'andarsi in casa. Per cercare di dare una mano a tutti loro, darci una mano tutti assieme, insieme a voi, io spero, e insieme a tanti altri che a diverso titolo sono qui oggi o ci stanno anche guardando, e che ci mandano segnali di attenzione. È il tempo di mettere assieme tutte le sensibilità di chi guarda la Sardegna e chi pensa in Sardegna, chi ha a cuore la Sardegna e vuol fare un progetto per la Sardegna e per i sardi. Nient'altro, non gliene frega nulla degli equilibri nazionali. E credo che ci sia tanta gente che possa fare questo. Massimo, che mi ha appena preceduto, ha detto: solo insieme si vince, divisi si perde. Io non lo so se divisi si perde. Divisi se abbiamo in mente necessariamente gli schemi del passato e i campi del passato. Io credo che, avendo in mente e a cuore questo destino che ho cercato di tracciare, di raccontare della Sardegna, possa essere messa insieme un raggruppamento, un
di tante persone, di tante sensibilità, di tanta gente, uomini, donne, lavoratori, imprenditori, studenti, che nel passato hanno votato al centro, che hanno votato i partiti democratici, progressisti, i partiti del sardismo diffuso, dell'indipendentismo, dell'europeismo, una vasta platea, sufficientemente vasta, diversa certo dal passato, ma legata ad un obiettivo più chiaro, più netto, di chi ha a cuore la Sardegna, e con questa vince. Detto questo, lo voglio sottolineare, come ha appena fatto Massimo. Noi siamo qui non per dividere, siamo qui per unire. E siamo qui per unire nell'unico modo possibile. Unire non con la forza dell'arroganza, dell'imposizione o delle scelte già fatte, calate dall'alto. Siamo qui per unire col dialogo, il confronto, la democrazia, le scelte condivise. E quindi mi auguro che qualcuno rinsavisca e che provi a mettere a disposizione e che provi a mettere a disposizione un di più di pensiero e di ragionamento. Lo dico a quei pezzi di partito che sono rimasti, perché non è rimasto il PD. Sono rimasti alcuni dirigenti del PD, forse anche tanti dirigenti, ma vorrei sapere dov'è il popolo del PD, dove sono gli elettori del PD, dove sono quelli che come me nel passato gli hanno consegnato la loro agibilità politica. Sono lì a condividere, a spellarsi le mani, ad applaudire i comportamenti di queste settimane o forse no? Io credo di no. E quindi dico a questo pezzo di centrosinistra che ha preferito chiudersi, forzare, prendere a spinte tutti quanti e poi imporre un candidato che dopo finzioni di mesi, di dibattiti che poi sono stati buttati via in un secondo, un candidato presentato a un certo punto e dopo 3 minuti già ha accettato per acclamazione. Bene, a quel pezzo di centrosinistra che ha preferito chiudersi in via Emilia, che ha preferito di evitare il confronto, gli dico: siamo ancora qui, siamo sempre disponibili a dialogo, siamo sempre disponibili a fare un percorso comune, di ritrovarci se ritrovate il senso della democrazia e della partecipazione. Per finire, forse mi sono già allungato tanto e avevo promesso oggi di essere breve. Per finire, perché una rivoluzione gentile? Me l'hanno chiesto fuori. È successo un pochino così, per caso. È una parola che mi è venuta fuori proprio alla fine, alla conclusione di un incontro come questo a Itiri, in una giornata di pioggia. E cercavo di spiegare qual è il momento che stiamo vivendo. È un momento non in cui dobbiamo semplicemente migliorare l'ordinaria amministrazione, no? Questi non sono bravi, adesso ci mettiamo noi, i nostri sono più bravi, noi vedrete che amministreremo meglio. Non è quello. E non è nemmeno un momento in cui bisogna provare a cambiare le cose, come si dice, no, adesso cambiamo le cose, noi le cambiamo, vedrai, facciamo meglio, spostiamo qualche cosa. No, è un momento di vera trasformazione, di necessità di trasformazione. L'autonomia è attaccata persino da chi pretende di sceglierci il Presidente della Regione. Ma vi rendete conto? Noi abbiamo lo statuto per il quale si è combattuto, per il quale qualcuno ha sofferto tanto dell'autonomia del 1948 e c'è qualcuno in una segreteria romana che pensa di imporci il nome del Presidente della Regione. Ma non è scandaloso. L'autonomia è sotto attacco dalla legge Calderoni, ne accennavo all'inizio, e quindi va rinegoziata, ridiscussa, devono essere portate a casa le nuove competenze, le nuove responsabilità. Dobbiamo portare a compimento questa nostra democrazia sarda. Dopo tanti anni non abbiamo ancora la legge statutaria, la legge più importante che possiamo decidere autonomamente, di rango più alto, dove decidiamo autonomamente qual è la forma di governo, i poteri della Giunta, i poteri del Consiglio, le regole delle elezioni, la necessità di garantire la partecipazione nel modo più ampio possibile, anche non solo ai grandi partiti,
ma anche a quelli magari più radicati su una sensibilità e di maggiore diffusione elettorale. Cioè da decidere la legge statutaria se vogliamo finalmente avere delle regole certe sull'equilibrio di genere, sulla possibilità, sulla garanzia della partecipazione equilibrata alle cariche pubbliche, alle cariche elettive, ma anche nelle cariche in cui si viene nominati, come negli assessorati, persino nelle cariche dell'amministrazione, dei direttori generali e così via. Oggi è chiaro che abbiamo un percorso non compiuto, non basta mettere un uomo e una donna nella lista, bisogna leggerle. Ci sono un sacco di donne in lista, ma ci sono pochissime donne nella punta della dita di una mano in Consiglio regionale. Se non ci fosse stata una sentenza della Corte Costituzionale, devo dire che fu un successo di Francesca Barraccio, la voglio salutare. Fu un successo suo fare ricorso alla Corte Costituzionale per il fatto che era stata proposta una giunta senza donne, tutta al maschile, poi forse con una donna, insomma un obbrobrio. Quindi c'è da approvare la legge statutaria, e c'è da approvare la legge statutaria se vogliamo riformare la regione, perché la legge statutaria ci vincola a un modello ministeriale degli anni 70, la legge 1 del 1977. Se non approviamo la legge statutaria non siamo in grado di riformare la regione. Se non riformiamo la regione non siamo in grado di riorganizzare la nostra macchina amministrativa, non siamo in grado di farla funzionare al meglio con le tecnologie di oggi, di fargli compiere la transizione digitale, portarla al servizio del cittadino e che se la possa trovare sempre in tasca, facile e vicina come un'app, come Booking, va bene? Che comunque si fa una cosa complicata, si compra un biglietto d'aereo, si prenota un albergo, si trasferiscono dei soldi, siamo abituati a farlo in 2-3 minuti, scegliamo, decidiamo. Quanti servizi sono molto meno complessi di questo? Quante cose potremmo fare per le quali siamo ancora costretti ad aspettare, a chiedere un favore, a sollecitare, a fare viaggi, spendere soldi in benzina, inquinare, fino a quando poi siamo talmente stanchi che alla fine qualche volta rinunciamo anche ai nostri diritti per tutto questo. Ora c'è da cambiare la macchina, l'organizzazione della regione, c'è da risistemare lo status del personale, dei dirigenti, c'è appunto da portare a termine questa transizione digitale, ci sono i soldi bloccati per portare la fibra ottica nelle case di tutta la Sardegna, per rendere i paesi più vivibili, c'è da fare una legge sulla scuola, abbiamo detto che l'infrastruttura più importante, lo dico proprio con totale convinzione, che possiamo lasciare per il futuro è una Sardegna più istruita, più colta, più ricca di conoscenza, di sapere. Pensate che bellezza, pensate che i nostri costumi sono belli, anche la nostra musica è molto bella, sono belle anche le Sevadas, se tante cose sono belle, ma io davvero... Mi piacerebbe tanto che fra 30 anni la Sardegna fosse riconosciuta non per il sapore delle Sevadas, mai nemmeno per la meraviglia del pane calasau, che si dimentichino di quello, che lo consumino, ma che sia riconosciuta come l'isola delle competenze, l'isola del sapere, l'isola dove c'è la piena occupazione, il lavoro buono, perché ognuno porta la sua ricchezza. Per questo dovremmo essere conosciuti. Allora sì che nessuno vorrebbe più a ingrugiarci, a raccontarci delle storie o a pindolarci con le storie di ogni tipo. La chiudo qui, ci sono tante altre cose di cui vi vorrei parlare, ma era per dire che non abbiamo bisogno di ordinaria amministrazione, non abbiamo bisogno di cambiamento, non abbiamo bisogno di trasformare, abbiamo bisogno proprio di trasformarle, di trasformarci noi, rianimarci, ripartire, rigenerarci noi, rimobilitarci, capire che ce la possiamo fare, che non tutto è stato fatto, che gli altri hanno fatto e che noi possiamo fare. Dobbiamo salire sulle spalle di chi ci ha preceduto,
è guardare più lontano di loro e fare i passi che loro non hanno fatto. Tutto questo dobbiamo fare. Ecco perché vi è venuto di dire che è una rivoluzione. Dobbiamo rivoluzionare veramente la Sardegna. La dobbiamo fare in maniera pacifica, la dobbiamo fare con il nostro impegno, la dobbiamo fare con garbo, gentilmente, senza violenza, senza nessuno. E la professoressa ci ha ricordato.